I finanzieri del Comando Provinciale di Salerno hanno effettuato una serie di controlli nella Piana del Sele, lungo la costiera cilentana. I militari della Compagnia di Acropoli hanno così individuato a Capaccio Pessimo due strutture formalmente intestate ad associazioni culturali e ricreative senza scopo di lucro, di fatto dei veri e propri ristoranti. All'atto dell'intervento è stato accertato che gli avventori non erano soci, bensì dei normali clienti. Le attività ispettive hanno consentito di accertare che 10 dipendenti lavoravano completamente in nero, in quanto non risultavano in alcun modo assunti. Uno dei due ristoranti è stato immediatamente chiuso, in quanto il personale non in regola superava il 20% del totale dei lavoratori presenti. In entrambi i casi è stata comunque comminata la maxi sanzione amministrativa, che può arrivare anche a 3.600 euro per ciascun dipendente non assunto. I ricavi in nero realizzati dai due esercizi nell'arco di 4 anni ammontano a circa 300.000 euro. In un altro intervento, sempre i finanzieri agropolesi hanno scoperto in uno stabilimento balneare di Pestum due barman completamente in nero. In questo caso il titolare della struttura rischia una sanzione fino a 7.200 euro.